Il terzo Parlamento Network, il terzo Parlamento Network, beh, oggi uno speciale molto importante, e abbiamo proprio l'ingegner Salvatore Borsellino, fratello del grandissimo magistrato Paolo Borsellino. E un saluto professore, ingegnere, è la prima volta che la incontriamo qui sul terzo Parlamento Network, e è veramente un grandissimo piacere averla. E rincontriamo il professor Enzo Guidotto, ovviamente, che salutiamo, grandissimo esperto per quanto riguarda la materia proprio mafiosa, ovviamente è anche all'interno delle istituzioni parlamentari proprio per il tema dell'antimafia. E quindi un saluto al professor Enzo Guidotto e un saluto ovviamente ai nostri due opinionisti, dottor Pietro Battipede e il dottor Armando Merenda. Un saluto a tutti dal direttore Umberto Rei. Beh, incominciamo proprio con il protagonista della puntata, l'ingegner Salvatore Borsellino. Beh, in questi giorni stiamo sentendo molto parlare di quello che è accaduto, non solo a Capaci, ma soprattutto a suo fratello. Un periodo storico incredibile, tutti lo ricordiamo, quando abbiamo vissuto queste due notizie che si sono seguite nel giro di pochissimo tempo, insomma, notizie incredibili, due scene di guerra praticamente, la Sicilia e l'Italia sotto attacco, nel vero senso della parola. Ora, ingegnere, secondo il suo punto di vista, insomma, ne abbiamo parlato in una puntata fatta proprio col professor Guidotto e anche con uno dei superstiti, insomma, della scorta di Falcone. E qui ci stiamo ponendo delle domande. Le domande sono: ma tutto quello che è accaduto è solo frutto della capacità organizzativa della mafia come organizzazione criminale? Oppure la famosa frase di Falcone che diceva: dietro la mafia ci sono menti raffinatissime. E questo è il dubbio che noi abbiamo. Suo fratello, mi ricordo, disse: se vogliamo capire la mafia, non dobbiamo parlare della mafia diciamo, dei tempi di oggi, ma dobbiamo andare sin dall'origine dell'Unità d'Italia. Ricordiamo bene lo sbarco di Garibaldi, l'accordo con, diciamo, i nobili, i picciotti, a Napoli con Liborio Romano, con Tore Crescenzo, con la Camorra e con Pagliabella, come in Calabria, insomma. Qual è il suo punto di vista oggi, ingegnere? Guardi, io sono un ingegnere di professione, non né uno storico né un criminologo, quindi le posso dire la mia impressione, la mia idea. La mia idea è che lasciamo stare le origini della mafia, perché ad andare troppo indietro ritengo che ci si perda un po' dal punto di vista di quello che interessa, che è la storia di oggi, la mafia di oggi, anche perché la mafia si evolve in continuazione, quindi sì, ne possono studiare, diciamo, le origini, la genesi, lo sviluppo e tutto il resto, però questo, diciamo, non apporta delle cose nuove rispetto a quello che almeno a me interessa, cioè la giustizia e la verità sulla strage del 1992 e del 1993. Io sono molto sfocalizzato su di quello. Se voglio andare il più indietro possibile, secondo me la restaurazione della mafia in Sicilia comincia non si può cominciare che dalla seconda guerra mondiale, dallo sbarco degli americani in Sicilia, quando, diciamo, la mafia viene restaurata letteralmente in Sicilia, dopo che era stata, diciamo, quello che i risultati, anche se soltanto momentanei, che erano state ottenute dal prefetto Mori, assediando i paesi dell'interno della Sicilia, sminando i latitanti e tutto il resto. Però il prefetto Mori, quando poi era passato a interessarsi della mafia politica e delle connessioni tra mafia e politica, fu rimosso o promosso sempre. Secondo il detto latino, promoveatur ut tamoveatur,
e mandato a bonificare le paludi pontine. Quindi io partirei dalla restaurazione della Marina di Sicilia, cioè da quando, prima dello sbarco in Sicilia, gli americani fecero rientrare dall'America tutte le famiglie mafiose che avevano ovviamente mantenuto i contatti con le famiglie di origine siciliane, e misero questi esponenti delle famiglie mafiose in tutte le amministrazioni del sud praticamente. Poi quando cominciarono la risalita della penisola per liberare l'Italia dal fascismo e dal nazismo, lasciarono però questi amministratori al suo posto. Allora, se dopo la politica avesse eliminato questo problema, allora le cose potrebbero essere andate diversamente. Purtroppo i governi che si sono succeduti dalla fine della guerra a oggi non solo hanno eliminato questo problema, anzi lo hanno acuito, perché quei territori, in particolare la Sicilia, ma anche la Calabria almeno, sono stati praticamente lasciati al controllo della criminalità organizzata, perché potessero servire da serbatoio di voti per i governi che ci hanno governato alla fine della guerra oggi, di governare il resto del paese. Quindi questo cancro che è nato e di cui si può risalire all'origine, ma non sono cose di cui io sono l'esperto e di cui io posso parlare, questo cancro che però avrebbe potuto essere eliminato, invece è stato lasciato lì. Lo Stato in Sicilia non c'era, c'era la mafia, lo Stato era la mafia. Mi scusi se la interrompo, ma a questo punto, se gli americani hanno permesso l'insediamento delle famiglie mafiose e quindi di farsi di organizzare come fosse proprio un'istituzione militare quasi del territorio, la mafia stessa, e se poi i partiti politici, ovviamente non dimentichiamo il periodo storico, c'era il blocco sovietico, il blocco atlantista, quindi americano, quindi di conseguenza la DC insomma rispondeva agli americani, e quindi se queste poi famiglie davano un contributo al voto per far sì che non ci fosse lo sfondamento da parte socialista del comunismo in Italia, e quindi la mafia non è un fenomeno esclusivamente di criminali e basta, è la mafia politica, la mafia è certamente è tutt'altro tipo di mafia, non è la mafia criminale. Il problema della mafia è gli agganci con la politica, perché poi appunto quello che è successo, che per arginare l'avanzata dei rossi in Sicilia, per arginare l'avanzata comunista, la politica si servì della mafia in Sicilia, la Democrazia Cristiana si appoggiò alla mafia. Ma ingegnere, ma non solo la politica nazionale, ma la politica... La strage di Portella della Ginestra, che nasce proprio da questo. La strage della Ginestra è la prima trattativa, perché io parlando di Via D'Amelio parlo di trattativa, ma di trattative in Italia ce ne sono state a decine, e si comincia proprio con Portella della Ginestra. Certo, sì, ma d'altronde quando parliamo di... Ecco, non è solo un fenomeno italiano, ma è un fenomeno internazionale, perché quando subentrano gli Stati Uniti ed altri interessi internazionali, vuol dire che insomma la mafia non può essere vista come un fenomeno solo di criminali, c'è veramente tanto altro, insomma, questo è il punto. Dico bene, professor Guidotto, lei che ne pensa di questa riflessione? Lei ha detto un'espressione in una frase perfetta, cioè la mafia è politica. Questa frase la disse, la pronunciò a New York alla fine di marzo del 91 il presidente Cossiga, premettendo che quando era all'estero si sentiva più libero, e disse: la mafia è politica, e chi va in cerca di altre cose vuol dire che non vuole prendere a chiappare i mafiosi. E aggiunse: io posso nominare e anche tirar fuori dal governo i ministri che ho nominato, però non ne darò fuori nemmeno uno, pur avendone nominati alcuni. Ecco,
Certo. Quindi la mafia è politica per definizione. E a questo punto ritorno all'ingegner Borsellino per poi dare la parola a Battipede e a Merenda e chiaramente a Guidotto. Ma a questo punto la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio sono state poi la conseguenza della Seconda Repubblica, di una nuova Italia, di nomine, di incarichi, discesa in campo, politiche ed altro. Lei, oggi come oggi, insomma, come identifica tutto quello che è accaduto? Ma io lo identifico, la strage del 92, la strage del 93 sono state delle stragi, diciamo che sono state effettuate probabilmente anche con spinte e regie diciamo estranee alla stessa Italia, estranee allo stesso Stato italiano. Sono state per diciamo cambiare gli equilibri politici che stavano sfaldandosi, perché c'era stata fino a prima gli accordi tra la mafia e la Democrazia Cristiana, si era appoggiata alla democrazia, alla mafia, alla Democrazia Cristiana. Andreotti almeno è accertato anche dal punto di vista processuale fino almeno nel 1980, perché è stato prescritto 1980, non come dicono tanti in giro è stato assolto, è stato prescritto, quindi fino al 1980 ci sono sicuramente i contatti tra la Democrazia Cristiana e la mafia attraverso il viceré di Andreotti in Sicilia che era Lima. Lima viene ucciso, da quel momento in poi diciamo si sfasciano gli equilibri tra mafia e politica, perché la mafia voleva vendicarsi di non aver avuto come promesso l'appoggio per diciamo annullare le sentenze del maxi processo, e a questo punto diciamo parte tutto quel processo che è volto, secondo me, ma per regie anche esterne all'Italia stessa, a stabilire nuovi equilibri politici in Italia. Tant'è vero che la mafia inizialmente voleva costituire un proprio partito sull'onda delle leghe che intanto c'erano al nord, e poi invece si affaccia attraverso la regia dell'Utri il nuovo partito Forza Italia. Allora la mafia decide di cambiare cavallo, diciamo, e appoggiarsi a questo nuovo partito che sarebbe nato e che ha cambiato gli equilibri del nostro paese, politici nel nostro paese. Ecco, ingegnere, e qui lo dico anche al professor Guidotto, all'epoca ci fu il plebiscito di Forza Italia. Io vi faccio una domanda, da siciliani che siete, ma se c'è un plebiscito nel voto per un partito in Sicilia, subentra la mafia? Dove voglio arrivare? Noi nell'ultima elezione che c'è stata, c'è stato diciamo il filotto fatto dal Movimento 5 Stelle, in Sicilia, in Calabria, in Puglia e dappertutto. E soprattutto non dimenticherò mai la nuotata di Beppe Grillo, secondo me simbolica, perché è tutto un simbolo, da Messina a Reggio Calabria, come dire il ponte forse lo faremo, perché quella traversata probabilmente aveva, diciamo, era simbolica. Secondo voi questo risultato elettorale è stato frutto di una volontà popolare? Oppure, perché questa domanda un po' tutti ce la siamo poste, è stato un plebiscito totale. Chi vuole cominciare? Faccio rispondere al professor Guidotto. Comunque una cosa voglio dire io, questo che la traversata di Grillo significava il ponte lo faremo, io non sono d'accordo. Poteva anche significare non c'è bisogno del ponte, perché lo stretto si può attraversare anche a nuoto. Questa può essere un'interpretazione, questa può essere assolutamente un'interpretazione, certamente. Ma del plebiscito invece? Se il Guidotto vuol rispondere a lui, gli lascio la parola. No, ma io preciso subito che io conosco la mafia da cittadino del mondo, perché è un problema transnazionale. In Sicilia sono vissuto fino a quando avevo 25 anni, ora ne ho molte di più.
E quindi ho osservato il fenomeno, ho fatto tesoro di queste osservazioni, ho letto molto. Allora, se la mafia è politica, è chiaro che la mafia tende a collegarsi con quell'entità politica in grado di esercitare maggior potere. Dopo la guerra, a parte che un po' fu indipendentista, poi monarchica, eccetera, il partito più promettente, il partito che ebbe più potere fu la Democrazia Cristiana. Ma nella Seconda Repubblica, quando il partito più potente diventa Forza Italia, Forza Italia è diventato il refugium peccatorum, perché l'ha fatto nascere Dell'Utri, che ha fatto già 7 anni, mi pare, di galera per concorso esterno in associazione mafiosa, è quanto dire. Però poi all'interno di questo partito, nel gruppo parlamentare di questo partito, non c'era soltanto Dell'Utri e qualche altro personaggio siciliano, c'erano parlamentari eletti in Campania e in Calabria. Ecco, proprio Caridi fu ritenuto il capo di una cosca dell''Ndrangheta. E nel momento in cui si passa ad altro, il partito più forte, anche per precedente esperienza parlamentare e governativa, era la Lega. E allora si viene fuori il caso Siri. Il caso Siri, cioè di quel sottosegretario che era stato eletto nella lista della Lega per intercessione di quel professore Ligure, il quale da un canto aveva questo personaggio nel governo, e dall'altro era socio palese o occulto di quel Nicastri di Alcamo, che è stato condannato a 12 anni di detenzione per avere aiutato Matteo Messina Denaro in latitanza. Inoltre, questo Siri, che era un esperto consulente della Lega nel settore delle energie rinnovabili, aveva le mani in pasta nell'eolico, e appunto per questo era socio di quel Nicastri, che era stato ritenuto da un giornale americano o inglese il re dell'eolico. Contemporaneamente, non mi ricordo il nome, questo professore universitario della Liguria aveva due figli e ne aveva piazzato uno come consulente di un sottosegretario, quindi di un sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e quindi a Palazzo Chigi. L'altro lo aveva mandato nel Trapanese, Alcamo è in provincia di Trapani. Quindi la mafia politica viene confermata sempre da questi episodi, insomma. Non so se la domanda era più precisa, era più specifica, No, 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 però sì, io no. sono sempre quello, No, sono comunque sempre io quello del penso la stessa contesto. cosa. La Cioè, mafia si appoggia, ha bisogno del potere. La mafia si appoggia al potere. Quindi la mafia normalmente, solitamente, storicamente, si appoggia sempre al partito che ha in mano o che avrà o che si prevede che avrà in mano il perché ha potere. La fiuto, mafia ha bisogno del potere. Ah, certo. deve vivere col potere. Certamente. Deve convivere col potere. Pietro Battipelli. Sì, ingegnere, buonasera, grazie Buonasera. per aver accettato l'invito. Siamo tutti, come può vedere, molto soddisfatti della sua presenza e del suo impegno. Volevo rivolgere due domande velocissime e sentire il suo parere, anche se giustamente lei ha detto che sono un ingegnere, non sono né un criminologo né un magistrato e quant'altro, ma così, proprio nella sua posizione, un suo pensiero. Il primo è: come si spiega il depistaggio attraverso la strumentalizzazione di quel falso pentito di nome Enzo Scarantino? E la seconda, invece, è una domanda di carattere più relazionale, non certamente tecnica, che mi interessa molto. Prima dell'attentato, lei ha mai potuto e voluto evidenziare a suo fratello
le preoccupazioni in merito alla sua delicata situazione. E nel caso positivo, qual è stata la risposta o l'atteggiamento che suo fratello ha evidenziato? Guardi, rispondo prima a questa seconda domanda. Io telefonai a mio fratello 3 giorni prima che lo uccidessero, quando praticamente in quel periodo tutti, ma non soltanto io, soltanto la mia famiglia, tutti sapevamo che dopo Giovanni Falcone sarebbe toccato a Paolo. Uccidere Giovanni Falcone senza uccidere Paolo non avrebbe avuto senso assolutamente, quindi era sicuro che Paolo sarebbe toccato a lui, e lo sapeva lui stesso, tant'è vero che in quei giorni, secondo quello che mi racconta mia madre, perché io vivo lontano dalla Sicilia da quando avevo 27 anni, vivo a Milano, il Paolo continuava a dire proprio queste parole: devo fare in fretta, devo fare in fretta, devo fare in fretta, lo ripeteva in maniera quasi ossessiva, e stava facendo anche qualche cosa di terribile. Stava, dice a mia madre, che non faceva più le carezze ai suoi figli, stava cercando di allontanarsi affettivamente dai suoi figli, perché disse a mia madre: così quando mi uccideranno, non se mi uccidono, ma quando mi uccideranno, i miei figli potranno soffrire di meno per il fatto che io non ci sia. Quindi Paolo era assolutamente certo che sarebbe toccato a lui. Infatti io Paolo, che l'ultima volta l'avevo visto al Capodanno del 92, da quando uccidono Falcone, io mio fratello quasi non lo riconoscevo, aveva cambiato viso, aveva cambiato espressione, aveva cambiato sguardo, tutto, era una persona che guardava da dove doveva arrivare quella morte, che sapeva che in ogni caso sarebbe arrivata. E io gli telefonai 3 giorni prima che lo uccidesse e gli dissi proprio così queste parole, gli dissi: Paolo, per carità, vieni via da Palermo, fatti trasferire a Firenze, a Milano, a Torino, dove vuoi, ma vieni lì da quella città, se resti lì ti ammazzano, perché come Giovanni Falcone era stato ucciso non a Roma, dove avrebbero potuto facilmente ucciderlo, ma era stato ucciso a Palermo, era certo che Paolo l'avrebbero ucciso a Palermo, quindi se Paolo fosse andato via da Palermo forse si sarebbe salvato la vita. Io gli dissi queste parole, ma la sua risposta fu, e mi pesano le parole che mi disse, perché mi disse, e con voce alterata, mi disse: ah, perché tu te ne sei scappato, adesso chiedi di scappare anche a me. Mi pesano quelle parole, perché non è vero che io ero scappato, non è vero, perché io da ingegnere a Palermo, appena laureato, avrei potuto vivacchiare, trovare qualche da fare perizie in tribunale, da ingegnere, se veramente volevo seguire quelle che erano le mie aspirazioni, che infatti mi hanno portato a Milano ad aprire una ditta e tutto il resto. A Palermo non avrei potuto assolutamente restare. Però una cosa è vera, che io, in quel fatto che mi disse mio fratello, perché tu te ne sei scappato, anche se non ero scappato, è vero anche che io, una volta trasferitomi a Milano, credevo di essere arrivato in un altro paese. Io pensavo che essermi liberato dalla mafia, pensavo di essermi lasciato alle spalle, che non era più affar mio. Quindi da questo punto di vista lui aveva assolutamente ragione. Anche se non ero scappato, io in effetti credevo, sbagliandomi profondamente, di essere aver trovato un altro paese. Sbagliando profondamente, perché oggi qui la mafia nella regione dove vivo è presente, ed è presente sotto una forma estremamente più subdola, più difficile da riconoscere di quanto non era la mafia che io conoscevo a Palermo: i morti ammazzati per strada, la speculazione edilizia, la distruzione dell'ambiente, questa era la mafia a Palermo, la politica che era mafia, il sindaco della mia città era Vito Ciancimino, era un politico ma era anche un mafioso, e anche la chiesa stava dalla parte della mafia, perché il cardinale Ruffini era amico dei mafiosi, era quello che diceva la mafia non esisteva, abbiamo dovuto attendere un papa polacco perché dai tempi di Agrigento lanciasse quella scomunica contro la mafia che avrebbe dovuto lanciare da tempo. Ma oggi qui a Milano io mi trovo a convivere purtroppo con una mafia estremamente più subdola, perché qui la mafia è infiltrazione nelle amministrazioni, è accaparramento degli appalti, traffico di rifiuti pericolosi, drogaggio dell'economia. In questo momento la mafia qui in Lombardia
è l'outlet delle attività commerciali in difficoltà per la mafia, e quindi la mafia è estremamente più subdola, e quindi per me andare via non è servito a niente. Volevo portare i miei figli, fare nascere i miei figli lontano da tutto quello che non mi piaceva, e invece non è servito a niente. Ecco, questo per quanto riguarda la seconda domanda. Paolo mi disse: Paolo non sarebbe mai scappato, Paolo non sarebbe mai fuggito, Paolo sapeva che sarebbe stato ucciso, e non solo, e per lui deve essere stato più terribile ancora, non soltanto che sarebbe stato ucciso, ma sapeva che non sarebbe stata la mafia a ucciderlo, perché Paolo disse a sua moglie qualche giorno prima di morire: quando mi uccideranno sarà stata la mafia ad uccidermi, ma non sarà stata la mafia ad aver voluto la mia morte. Questo disse Paolo. Quindi per Paolo deve essere stato terribile negli ultimi giorni della sua vita rendersi conto che quello Stato a cui aveva prestato giuramento, e Paolo aveva un senso altissimo dello Stato, da ragazzi ci azzuffavamo, io sono stato sempre, se non anarchico, almeno sicuramente libertario, e Paolo aveva un profondissimo senso dello Stato, e quindi i nostri contrasti nascevano anche i nostri contrasti, cioè eravamo amici, però ci beccavamo anche parecchio, nascevano anche da questo. Quindi Paolo non è andato via, anche sapendo che quello Stato aveva prestato giuramento, avrebbe fatto in qualche maniera, la mafia sarebbe stata la mano, ma altri avrebbero voluto la sua morte. Quindi questo per quanto riguarda la seconda domanda. A questo punto mi deve ricordare la prima, perché ho parlato Ingegnere, io nel ricordarle subito la prima, le devo dire che la ringrazio per quello che ha detto, perché è una testimonianza che mi ha trasmesso veramente delle emozioni. Non è la solita risposta, è una risposta piena di qualcosa che è difficile anche definire. Mi scusi la schiettezza. Per quanto riguarda la prima, le ho chiesto come lei spiega il depistaggio attraverso la strumentalizzazione di quel falso pentito di nome Enzo Scarantino. Guardi, il depistaggio serviva per allontanare la verità. Io per far sì che allontanando la verità si allontanasse anche la giustizia. Io non ho partecipato all'udienza dei primi due processi, ma ho partecipato a quasi tutte le udienze del Borsellino Quater, e lì ho sentito un numero infinito di non ricordo, non posso ricordare, da parte di tutti, no? Anche dei testimoni oculari di quello che è successo in Via D'Amelio. Ho sentito Ayala dare almeno 6 o 7 versioni diverse di chi ha preso la borsa e chi non l'ha presa. Ho sentito versioni assolutamente contrastanti. Il capo dei pompieri, appunto, che dice che è arrivata in Via D'Amelio, guarda dentro le macchine, perché è quello il suo compito, vedere se ci sono feriti dentro le macchine per poterli soccorrere, e dice che non riesce a vedere niente perché i vetri sono tutti anneriti dal nero fumo dell'esplosione. E poi sento Ayala che dice: ho guardato dentro la macchina, ho visto la borsa di Paolo Borsellino, e allora ho fatto aprire la portiera per prenderla. Evidentemente aveva scordato di essere stato un magistrato, e avrebbe dovuto ricordare di non essere più un magistrato, tra l'altro, perché era già in politica a quel tempo Ayala, e quindi dovrebbe ricordare che non è permesso a una persona qualsiasi, perché a quel punto lui era una persona qualsiasi, era un politico, alterare la scena del delitto. E poi tante altre cose, cioè è servito per allontanare la verità, per far sì che passasse del tempo, e oltretutto anche per sviare le indagini perlomeno non le indagini, perché le indagini le conduceva chi forse con questo depistaggio era d'accordo, visto che l'hanno avallato, le procure di quel tempo le hanno avallato quel depistaggio, e non in uno ma in ben due processi. Però probabilmente serviva anche ad addossare la responsabilità della strage
su una famiglia diversa da quella che era la famiglia dei Graviano, che veramente è quella che ha organizzato e probabilmente anche diciamo fisicamente ha premuto il bottone della strage. Perché? Perché con la strage io sono assolutamente convinto, e ci sono anche adesso delle risultanze processuali in questo senso, che ci sia stata anche la mano dei servizi, quindi anche la mano dello Stato deviato, e quindi forse si voleva allontanare le indagini da quella via, perché il Graviano in effetti è la famiglia dei Graviano, è più vicina. Quindi ingegnere, così, quindi lei è d'accordo con la famiglia da che veniva accusata appunto da quel balordo, che poi alla fine era un balordo, non era neanche un mafioso quello Scarantino, che poi ancora nel Borsellino Quater ancora si insisteva, perché nel Borsellino Quater l'impianto processuale della procura di Caltanissetta era di processare Scarantino per calunnia. Cioè era stato costretto con torture fisiche e psicologiche a dire il falso e veniva processato per calunnia. Fu solo la mia parte civile e anche la mia decisione che comunicai alla mia parte civile di spingere per l'assoluzione di Scarantino, come poi in effetti avvenne, o meglio non assoluzione, ma fu derubricata l'accusa per il fatto che la calunnia era stata ottenuta e imposta da funzionari dello Stato, come dice la sentenza del Borsellino Quater, perché oggi ci sono dei poliziotti indagati per avere alla Caltanissetta, per avere costretto Vincenzo Scarantino alle accuse. E anche questo, io mi aspetterei, non possono essere stati dei poliziotti a ideare tutto questo. Si è arrivato fino alla Barbera, la Barbera è morto, ma la catena di comando deve essere estremamente più lunga per poter organizzare questo depistaggio, che la sentenza del Borsellino Quater ha detto essere stato un depistaggio di Stato. Perché? Perché non si doveva arrivare alla verità, e la verità è per me che quella strage è stata compiuta, l'accelerazione di questa la strage c'è stata, perché altrimenti mio fratello avrebbe rivelato all'opinione pubblica quella trattativa che aveva scoperto. Mio fratello è stato ucciso ed è stata fatta sparire la sua agenda rossa, perché altrimenti la trattativa che Paolo aveva scoperto sarebbe venuta alla luce. E oggi si parla di trattativa e la gente sembra che sia un vocabolo qualsiasi, ma se fosse venuta alla luce nel 92 che lo Stato stava trattando con gli assassini di Giovanni Falcone, sarebbe successa la rivoluzione in Italia, una guerra civile sarebbe successa, e quindi quella trattativa non poteva venire fuori, non doveva venire fuori, e purtroppo ci sono voluti anni e anni prima che venisse fuori, dopo essere stata tacciata di presunta trattativa, di fantomatica trattativa. E chi parlava di trattativa come me, che scrissi nel 2007 una lettera aperta intitolata proprio 19 luglio 1992, una strage di Stato, perché questo mi ero convinto essere stata quella strage. Beh, ingegner Borsellino, insomma, la sua, diciamo, ricostruzione in parte l'abbiamo anche seguita nella puntata di Report, che poi è stata tanto, diciamo, contestata anche. Noi abbiamo fatto una serie di puntate anche con il magistrato Ingroia, insomma, per capire un po' quello che veramente era accaduto. Però devo dire una cosa importante, che vuoi il processo Moro, vuoi il processo Italia, vuoi il... c'è sempre, diciamo, si ripetono sempre le stesse storie, questi processi infiniti, depistati, contorti, e quando accade questo vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, perché qui c'è la morte di un magistrato, c'è poco da fare, e quindi nella morte di un magistrato il processo dovrebbe essere fluido anche, ma qui di fluido c'è poco. La domanda adesso la faccio fare proprio al dottor Merenda. Insomma, Merenda, non dimentichiamo, generale dei Carabinieri, è stato in Sicilia, collaborato con Dalla Chiesa, con Caselli. Insomma, in riferimento a quello che l'ingegner Borsellino ha detto, cosa si sente di dire, Merenda?
Intanto saluto tutti e sono onorato stasera alla presenza dell'ingegnere Borsellino. Che dirle, ingegnere? Sono commosso. Ho sentito le sue parole sofferte venire dal profondo del suo cuore e mi ha ricordato un incontro memorabile con la vedova Borsellina, che non c'è più. Una donna di una sensibilità, di una delicatezza infinita. Non ho avuto il piacere di conoscere il magistrato, ma dalla moglie mi sono fatto un quadro che è qualcosa di stupendo, veramente stupendo, profondo e intimo. Una donna che ricordo con molta tristezza nel cuore, molta tristezza nel cuore, anche perché parlava poco e quindi era molto... è molto sofferta. E lei ha fatto dei nomi prima, ingegnere, e io voglio fare delle considerazioni. Lei ha detto la Chiesa, i servizi segreti, il vecchio Papa, insomma, e gli uomini, cioè tutti, la mafia attinge tutti. Per notizia devo dire che i Graviano, autori del mandanti dell'omicidio di Puglisi, tra l'altro, li abbiamo arrestati a Milano nell'anno in cui sono stato a Palermo. Io sono stato dal 93 al 95 a Palermo. Anche Ligio è stato arrestato a Milano. A Milano l'abbiamo arrestato. L'abbiamo arrestato. Anche Ligio è stato arrestato a Milano. Sì, difatti, guarda caso. Le devo dire che però, da tutta questa vicenda, mi consenta, e lei ha fatto dei nomi prima, c'erano dei nemici interni di Paolo, interni, molto intimi. Paolo è stato lasciato solo. E l'isolamento, lei sa, che è l'anticamera, no? della morte. Certo. Non solo isolato, ma anche denigrato, devo dire. Come dalla Chiesa, peraltro, quando è venuto a Palermo. Quando si fa scudo, molti si fanno scudo oggi di Borsellino per dire io lo amavo, lo veneravo. Non è vero, lei lo sa che non è vero. Allora io mi domando, è stato lasciato solo e lui combatteva da solo, questa grossa guerra, questa battaglia. Allora chiedo, ma l'errore non è lì? L'errore è lì fondamentalmente. Per combattere organizzazioni di uomini capaci di distruggere il mondo ci vuole un altrettanto gruppo di persone, non un uomo solo che venga lasciato solo, che possa costituire un pool di notizie, che fanno una strage, ammazzano 10-20 magistrati, quindi a costituire. Perché Borsellino solo? Il problema è lì e lei lo sa che è lì. Certo, ma io infatti non dico che non sia stato lasciato solo, io dico è stato lasciato, questa idea era già di Giorgio Chinnici, di Rocco Chinnici, è lui che idea il pool, diciamo, e mette insieme dei magistrati che sono infatti insieme, hanno ottenuto quei risultati eccezionali, storici, che ha ottenuto il Max Processo. Peccato che una volta fatto il Max Processo, una volta concluso il Max Processo, è iniziata la distruzione di quel pool. È iniziata, Giovanni Falcone è stato costretto a lasciare Palermo e ad andare a Roma perché il Vincenzo Meli, il consigliere che era stato eletto dove, a quel posto a cui che sarebbe spettato a Giovanni Falcone, ha cominciato a segnargli dei processetti da per abusi edilizio o altro, e lui è stato costretto a lasciare temporaneamente la magistratura attiva e a trasferirsi a Roma, dove peraltro ha ottenuto, perché Falcone era uno stratega, Giovanni Falcone, ha ottenuto dei risultati importantissimi, ha anche, diciamo, in qualche maniera plagiato Martelli e lo ha tolto dalla influenza di Craxi, e certi provvedimenti sono stati presi grazie al fatto che Falcone era andato a lavorare all'ufficio degli affari penali e lo hanno ucciso nel momento in cui stava per diventare super procuratore, stava per essere Belgrado della super procura, che sarebbe stato quello che lei ha detto, cioè quel pool di persone che non nelle singole sedi processuali ma centralmente sarebbero occupati dei processi alla mafia, e sarebbe stata quella sicuramente l'arma principe per
diciamo, vincere questa battaglia, e infatti Giovanni Falcone l'hanno ucciso proprio per non farlo diventare super procuratore, come certo. sarebbe potuto diventare. E Paolo, che all'inizio era contrario al fatto della creazione di questa super procura perché pensava che potesse diventare preda della politica, poi era stato d'accordo, però era stato d'accordo soltanto per il fatto che c'era Giovanni Falcone. Con Giovanni Falcone la super procura non sarebbe mai diventata uno strumento della politica, ma sarebbe stata l'arma principe per poter uccidere, per poter sconfiggere la mafia. Quindi perché? Perché il pool l'hanno distrutto? Perché? Proprio perché questa battaglia non la vogliono vincere. Questa è la verità. La politica questa battaglia non la vuole vincere. Tanto è vero che Carlo Alberto Dalla Chiesa, quando doveva sconfiggere il terrorismo rosso, gli diedero tutti gli strumenti per poterlo fare. Quando invece doveva combattere la mafia, andò a Palermo dopo 100 giorni di passione, nel quale continuava a chiedere quello che non gli veniva dato, venne lasciato solo anche lui, e allora venne ucciso. Questa è la realtà. Certo, la certo. politica questa battaglia non la vuole vincere. Allora, professor Bidotto, siamo a 5 minuti dalla fine, quindi ora l'ingegnere Borsellino dice: questa battaglia la politica non la vuole vincere, ma forse perché è una battaglia che fa in parte contro se stessa. Certo, cane non mangia cane, è sempre quello il discorso. Io mi meraviglio che il presidente Draghi, che tempo fa fece una bella conferenza in una università di Milano sulla mafia nell'economia ovviamente, ma anche sul versante della violenza, non abbia finora fatto un intervento forte per dire noi vogliamo sconfiggere la mafia. Volevo fare il discorso programmatico quando è stato eletto. La mafia è una cosa molto peggiore del Covid, non c'è neanche il vaccino per la mafia, eppure al Senato non parlò neanche nel suo programma della lotta alla criminalità organizzata, lo mise dentro poi alla Camera quando i giornalisti glielo fecero notare. Questa è la realtà. Eppure sa, Draghi sa bene che ormai le varie organizzazioni mafiose italiane si sono inserite in vari paesi d'Europa, collaborando con gruppi locali, e prova ne sia la strage di Duisburg nel 2006. In quella occasione vennero fuori notizie secondo le quali c'era un parlamentare tedesco, o Ettinger mi pare si chiama, ma non ricordo perfettamente il nome, il quale era stato intercettato mentre parlava con dei mafiosi, oppure era stato notato in una delle pizzerie gestite da quei ragazzi calabresi, e quindi, se non ricordo male, i servizi segreti tedeschi gli avevano detto di non frequentare certa gente e non parlare con certa gente perché c'era il rischio di intercettazione, non perché non era giusto parlare, ma perché c'era il rischio delle intercettazioni. Certo. Ma siamo veramente in conclusione. Noi del terzo Parlamento comunque ci siamo posti una domanda, io penso che ne parleremo, ne dobbiamo parlare spesso, soprattutto una domanda che ho fatto anche alla puntata precedente proprio con il professor Bidotto. Siamo nell'epoca, diciamo, sempre più digitale. Da una vita fisica si sta passando alla, diciamo, questa vita digitale fatta di numeri alla fine dei conti. E probabilmente l'organizzazione mafiosa, che è un'organizzazione militare, territoriale, fisica, probabilmente a un certo punto può arrivare il momento che non serve più a un certo tipo di potere. Perché se la vita da fisica passa in digitale, questa organizzazione fisica probabilmente può essere, diciamo, superata. Non dimentichiamo anche il ruolo della famiglia Savoia. La famiglia Savoia unì l'Italia per un certo tipo di scopo e interesse, poi quando non è più servita è stata fatta fuori.
La nostra sensazione è che dobbiamo osservare veramente il futuro della mafia e il ruolo della mafia in questo nuovo mondo digitale. Che ruolo potrà avere? Perché secondo il nostro punto di vista questo può essere un momento, diciamo, una svolta. Non dimentichiamo anche questi, adesso questo si è riaccesa la caccia al terrorista in Francia, così all'improvviso, come se certi uomini, certe organizzazioni fisiche e territoriali sono all'improvviso superate. Ecco, questa è la riflessione che veramente dobbiamo fare e osservare, perché non so, ingegnere, per concludere, cosa ne pensa in riferimento a questa ultima riflessione? Penso che purtroppo avremo a che fare con una mafia digitale, una mafia nuova. La mafia si sa adeguare, si è sempre adeguata, è passata dal contrabbando delle sigarette, al contrabbando al traffico della droga, è passato poi al traffico dei rifiuti pericolosi, perché addirittura oggi sembra che renda di più il traffico dei rifiuti pericolosi, ma le pene per i rifiuti pericolosi sono, per il traffico dei rifiuti pericolosi sono di gran lunga inferiori a questo per il traffico di droga, quindi si sono rivolte a questo tipo di traffico perché rischiano di meno, pur guadagnando di meno, però rischiano di meno. Oggi la mafia già purtroppo la mafia, guardi che adesso sta diventando finanza e quindi sicuramente si è adeguata. Oggi la mafia, i figli dei mafiosi studiano all'università, non sono più i figli dei mafiosi di una volta, hanno cambiato. La mafia addirittura adesso, prima si appoggiava alla politica, adesso va in politica direttamente, i figli dei mafiosi vanno in politica, quindi purtroppo il guai è questo, che la mafia è sempre un passo avanti, la mafia si è globalizzata molto prima che ci pensassero le industrie italiane a globalizzarsi, la mafia è andata a impiantare delle endrine direttamente in Colombia per poter direttamente giocare con i narcos. Quindi la mafia purtroppo è sempre un passo avanti, è un'organizzazione che si contrappone allo Stato, ma purtroppo è molto più efficiente dello Stato. Questa è la verità. Tutti ricordiamo. E purtroppo non vedo una cosa positiva. Delle speranze. D'altronde, tutti ricordiamo Michael Corleone nel famoso Opera del Padrino, quando diceva: dobbiamo assolutamente istituzionalizzarci. Insomma, quindi l'esigenza della mafia è proprio questa: è quella di legalizzare e, diciamo, di istituzionalizzarsi e soprattutto di ripulirsi. Ecco, questo è uno degli obiettivi, ovviamente, della mafia stessa. Bene, siamo arrivati alla fine della puntata, quindi questo speciale proprio dedicato a Salvatore Borsellino, che ringraziamo veramente e speriamo di incontrarlo presto, sempre per osservare e parlare di mafia, soprattutto con il professor Enzo Guidotto, puntate illuminanti, ecco, illuminanti. E un ringraziamento speciale ovviamente al nostro opinionista Pietro Battipede e al nostro Armando Merenda, ovviamente. E quindi, cosa dire? Un saluto a tutti quanti e alla prossima puntata. Grazie di tutto, Don Bertone. Grazie, quando volete sono a disposizione. Grazie. Grazie.